Presidente, innanzitutto arriviamo dopo un grandissimo lavoro, veramente con grandissima fatica alla fine. Insomma, ecco, ci auguriamo di questo percorso lunghissimo che ha visto tante persone coinvolte, tante associazioni che comunque hanno, da che se ne dica invece, tante associazioni che ci stanno ascoltando, che sono entusiaste, insomma, ecco, di questo percorso che questa amministrazione sta portando avanti per portare appunto, diciamo, a caso un risultato, come dire, più che storico, insomma, perché ricordiamo che il tema delle botticelle è stato affrontato anche negli anni passati, ma mai nessuno, come dire, se ne era interessato veramente, sia a livello, del governo che a livello chiaramente, amministrativo, appunto, dell'amministrazione. E stiamo raggiungendo questo grandissimo risultato con l'aiuto delle associazioni, con l'aiuto di tanti avvocati che hanno messo la loro esperienza, il loro know-how, insomma, su questo dispositivo, un lavoro importantissimo compiuto anche dagli uffici dell'amministrazione, che comunque sono anni che stanno dando il proprio contributo, insomma, per arrivare poi a un testo definitivo. E un ringraziamento importante anche alla mia collega Bernabei della Commissione Mobilità, con la quale insieme, insomma, abbiamo portato avanti questo lavoro sinergico con le associazioni, e arriviamo oggi a questa discussione finale. Arriviamo chiaramente con l'intento, ecco, di poter proseguire su questa strada, cioè garantire appunto una continuità lavorativa ai vetturini. Giustamente nessuno vuole recare danno a nessuna categoria o vuole comunque recare danno economico, assolutamente ci mancherebbe altro, ma vogliamo altresì garantire il benessere vero e reale dei cavalli. Dopo tanti, tanti, tanti anni, dopo tante lotte di molte associazioni, di molti cittadini che chiedevano appunto l'intervento delle istituzioni, cosa mai avvenuto nella storia di questo paese, ecco, questa capitale, con coraggio, insieme alla nostra sindaca Raggi, finalmente, insomma, arriviamo a un risultato importantissimo. Risultato che chiaramente non si ferma qui, proseguiremo nelle sedi opportune, appunto, con il governo, proprio per cercare di arrivare alla modifica della legge 21, così come è stato detto più volte, una legge che deve essere cambiata, una legge datata, che non può chiaramente, diciamo, tutelare ancora il benessere degli animali. E ricordiamo che in questa discussione abbiamo sentito più volte parlare di articoli di giornale. Insomma, ecco, io ho letto giorni fa un articolo del giornale di Verona che con un semplice regolamento vietavano l'utilizzo delle botticelle appunto sulla città di Verona. Ecco, noi se avessimo fatto un'azione del genere, veramente saremmo, ecco, come dire, stati in qualche modo bombardati da ricorsi e via discorrendo. Perciò, come dire, la città di Roma sembra essere un mondo a sé, un mondo parallelo, che chiaramente sembra quasi che abbia una giurisprudenza diversa dalle altre città. Noi crediamo che questo regolamento abbia, dal punto di vista giuridico, una solidità, anche perché ci sono i pareri positivi da parte dell'ufficio, e questo chiaramente ci incoraggia e incoraggia tutti quanti noi chiaramente nel perseguire questa strada, una strada che, ricordiamo, è sempre nella legalità, nella trasparenza, perché a seguito di tanti discorsi che ho sentito negli ultimi interventi, ricordiamo che le famose stalle di Villa Borghese purtroppo sono state un buco nero di questa amministrazione, che ha visto, come dire, volatilizzarsi 1.300.000 euro, così, fondi pubblici buttati nel nulla. Perciò si parla di incentivi, di supporto e quant'altro, poi alla fine si sono gettate finanze importanti che potevano essere utilizzate per garantire il benessere degli animali, per dare un'alternativa a questa categoria, cosa che purtroppo non è stato fatto. Oggi lavoriamo appunto per lo spostamento nei parchi, lavoriamo per riqualificare i parchi come Villa Panfili. Stiamo vedendo che sono iniziati i lavori di un intervento che i cittadini aspettano da tantissimi anni tramite dei fondi del Dipartimento Ambiente, grazie all'assessore Fiorini, e perciò, insomma, queste botticelle andranno nei parchi riqualificati, in dei parchi che chiaramente
hanno e stanno vivendo una vita nuova, un nuovo vestito, insomma, ecco, un nuovo corpo verde, così lo voglio chiamare, perciò, come dire, iniziamo anche a rivivere i parchi in senso culturale, in senso storico, in senso turistico. Abbiamo visto che l'emergenza Covid ha cambiato molte cose della nostra città, del nostro paese, che tutto sta mutando e noi dobbiamo, non dobbiamo rimanere fermi, ma dobbiamo, essere attenti e capire come poter sfruttare questa situazione di emergenza, trasformandola in una situazione positiva. Ecco, forse facendo rinascere dal punto di vista storico, culturale, i parchi, potrebbe e sarà sicuramente un'azione importante di questa capitale. Ricordiamo parchi, tra i più importanti d'Italia. Come abbiamo visto, il centro purtroppo si sta svuotando, perciò paradossalmente sembrerebbe un'azione negativa quella del trasferimento nei parchi, ma invece una situazione altamente positiva, come abbiamo elencato, sia dal punto di vista turistico e anche culturale, ma anche dal punto di vista etologico dello stesso animale, che finalmente non dovrà più circolare in mezzo al traffico con inquinamento acustico, con inquinamento dell'aria, con un livello di PM10 che purtroppo, come abbiamo visto, anche a causa dei cambiamenti climatici sta aumentando sempre più. Perciò rispettiamo la dignità e la salute dell'animale. Non ci fermiamo qui, Presidente, perché questo è uno dei tanti atti che questa amministrazione sta portando avanti e ce ne saranno anche degli altri. Con la mia collega Guadagno stiamo lavorando al regolamento dei circhi. Anche lì, come abbiamo visto, Verona con un semplice regolamento li ha vietati. Noi purtroppo non abbiamo questa possibilità. È soltanto la giurisprudenza qui ci potrà dare de delle risposte, ma comunque le azioni a tutela degli animali, alla salvaguardia del benessere di tutti gli esseri senzienti che vivono in questa capitale, noi stiamo costruendo una politica vera, reale e concreta che non miri tanto come dire, al colore politico, ma semplicemente alla garanzia e alla volontà di dare un futuro migliore a tutti gli animali di questa città. Perciò, Presidente, io spero che questo regolamento possa dare una spinta al governo, spero che possa dare una spinta anche alle altre città italiane, che comunque hanno ancora questo servizio, e anche negli altri paesi, perché, come abbiamo visto, questa capitale è una grandissima cassa di risonanza. Perciò io vorrei concludere l'intervento ringraziando nuovamente tutte le associazioni animaliste di Roma che hanno collaborato e che so vivamente che sono entusiasta, ecco, di questo grandissimo risultato che non è dell'amministrazione, non è del Movimento 5 Stelle, ma è di tutti quei cittadini che ogni giorno lottano per garantire il benessere degli animali. Un ringraziamento agli uffici, un ringraziamento agli assessori competenti, Fiorini e all'assessore Calabrese, un ringraziamento ancora all'avvocatura e al segretariato. Un ringraziamento alla mia collega Bernabei, alla mia commissione ambiente e alla commissione mobilità che insieme hanno portato avanti questo straordinario lavoro e io mi auguro che finalmente si cambi consapevolezza e si ragioni che il benessere degli animali deve andare al di là del colore politico, degli interessi politici, ma deve essere un motivo di tutela di benessere di un animale che purtroppo oggi è poco rispettato. Io concludo ringraziando vivamente la sindaca Raggi che ha voluto con forza questo regolamento, ha voluto con grandissima determinazione che venisse appunto approvato e perciò, come dire, segniamo una crocetta appunto sul nostro percorso amministrativo questa grande vittoria. Grazie Presidente, ho terminato.